Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di WWE 2K19, sempre sulla carriera. In questo episodio ci sarà solo questo match, molto importante per quanto riguarda la faida contro Bray Wyatt. Sarà, come vedete, uno steel cage match, quindi è un match in cui si può vincere o con uno schienamento o uscendo dalla gabbia. Quindi sono dei match abbastanza difficili. Perché se uno volesse andare a vincere uscendo dalla gabbia, non è una cosa semplice. Devi letteralmente non far alzare il tuo avversario per parecchio tempo, quindi devi fargli direttamente abbastanza male. In ogni caso, questo non è un match valevole per titoli in generale. Quello che noi attualmente dobbiamo andare a fare è solo portare la sua salute sul rosso e poi schienarlo. Questo ci garantirà sicuramente qualcosa, ci garantirà sicuramente una scena che vedremo e vediamo poi come andrà a finire. Intanto vi ripeto che in questo episodio vedremo solo questo match, perché poi sicuramente ci sarà anche, credo, la fine del capitolo. Vediamo quindi come si svilupperà questa faida. Io gli steel cage match non li preferisco tanto, perché preferisco sempre utilizzare le armi in un match così, tipo appunto le sedie e i tavoli soprattutto. Però credo che quest'anno abbiano fatto anche diversi miglioramenti anche agli steel cage match. Hanno migliorato tantissime cose quest'anno e quindi è una cosa ottima, e sicuramente già nel gioco di WWE 2K12, quindi nel 2020, quello dell'anno prossimo, credo che già abbiano parecchie cose da poter aggiungere ancora, perché se già dal nulla hanno aggiunto tutte queste cose, figuriamoci quando poi si tratta di un capitolo con una cifra tonda, letteralmente. Allora ragazzi, ci siamo quasi, stiamo quasi portando la salute di Bray Wyatt sul rosso. Il trucco è sempre quello di contrattaccare, ovviamente, ma in ogni caso ce la stiamo facendo. Vi ricordo che questo non è un match valevole per qualsiasi titolo, quindi non c'è una cintura in palio, abbiamo solo quello di vincere, anche se attualmente non ce l'abbiamo. L'arbitro è in basso a sinistra perché ovviamente serve spazio anche dentro il ring, e quindi l'hanno messo fuori. Ma anche in WWE nella realtà è così. Ho provato anche a fare la mossa speciale, non me l'ha fatta fare, l'ha ottenuta adesso lui. Speriamo non la faccia lui, perché altrimenti siamo fritti. Ah, l'ha fatta, gliel'ho contrattaccata, va bene. Adesso la facciamo noi però. Ok, dobbiamo schienarlo. Quindi intanto lo mandiamo a terra e schieniamolo, vediamo cosa succede. Ah, è col Queen! C'è col Queen dentro! Come cavolo è riuscito a entrare? E di nuovo siamo appunto in un 2 contro 1. Wow! Wow! E questo è Finn Balor, però in versione demone. Wow! E beh, intanto qua Bray Wyatt si fa la Sister Abigail. E ovviamente abbiamo perso il match, ma comunque Finn Balor ci sta aiutando ormai. Ormai vediamo come si sviluppa. Cosa succede adesso? E finiamo l'episodio. Vediamo come. Perché non credo che finirà così. Credo che sempre qualcosa deve finire a nostro favore, credo. La sera successiva. Vediamo la sera successiva. Cosa succede? Quindi siamo appunto a Raw. Beh, qui risentiamo ancora delle conseguenze.
I don't blame you. That was quite the battle out there last night. Cool. Thanks again for trying to even up the odds. No need for thanks. After what they did to me last night, it's become a little bit. Dopo quello che mi ha fatto ieri sera, è diventata anche per me una questione personale. Ho combattuto con tutto me stesso, eppure Bray è riuscito a vincere. Per sconfiggere uno come Bray Wyatt dovrai andare ben oltre quello che credi essere il tuo limite ed entrare in contatto con il tuo demone interiore. Per me ha funzionato. Sono disposto a fare tutto il possibile per sconfiggere Bray e liberare Cole, ma non ho idea di cosa fare per trovare il mio demone interiore. Se è un demone che cerchi, ti consiglierei di tornare a visitare il multiverso con me. Aspetta, come sarebbe tornare? Guarda che non abbiamo... Ma certo che sì, solo che eri in un ricettacolo diverso, ecco perché non ne conservi alcun ricordo. Quindi dobbiamo ritornare... Dove abbiamo visto Triple H da zombie, in poche parole. Quindi dobbiamo ritornare in quel multiverso, ma eravamo in un ricettacolo diverso. Ok, in ogni caso, grazie per la visione. L'episodio può concludere qui. Si può concludere qui. Ci vediamo al prossimo, dove credo che andremo in un multiverso diverso. Vediamo dove andremo. Vi ringrazio per la visione. Ci vediamo alla prossima.